Erano le 13:20 del 31 agosto 1943, un caldo pomeriggio con tanta gente in spiaggia per godersi gli ultimi raggi di sole di fine estate. Improvvisamente dal mare si stagliano le sagome dei bombardieri che poco dopo iniziano a sganciare il loro carico di morte. È il primo di quattro bombardamenti, gli altri tutti a settembre, che causarono migliaia di vittime e sfollati, distruggendo quasi totalmente la città. Sono passati 81 anni, ma il ricordo e il dolore sono vivi. La cerimonia di questa mattina sotto Palazzo di Città vuole essere un modo per non dimenticare quell'orrore e per sottolineare quello che è scritto nella nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. La riflessione dell'ex procuratore capo di Pescara Nicola Trifuoggi, presidente ANPI Pescara. C'è questo parallelismo dato purtroppo dal fatto che vi sono ancora oggi migliaia di vittime assolutamente innocenti che nulla hanno a che vedere con i conflitti. Come gli americani per distruggere la stazione hanno ucciso migliaia di pescaresi, è così oggi nei vari territori teatro dei conflitti in corso vi sono migliaia e migliaia di persone alle quali il conflitto interessa poco, che non sono coinvolti nelle motivazioni che hanno dato origine a questi conflitti, che pure pagano il prezzo più alto: bambini, donne, anziani, disabili. Non è così che questo mondo può andare avanti.